Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video ed è un video sui prodotti del Clio Makeup Shop. Ho fatto un ordine online ed ho preso la palette e in più i tre rossetti liquidi. Allora, io voglio farvi questo video per darvi anche la mia opinione. Ovviamente si parla di prime impressioni, però ci tenevo a farlo perché quando l'avete vista che appunto facevo l'ordine, tutte mi avete chiesto di darvi anche la mia opinione. Io ho visto un po' di video in merito, c'è chi la ama, c'è chi la odia, c'è chi la ritiene banale, c'è chi la ritiene una palette da avere. Ovviamente vi dirò le mie prime impressioni. Allora, io ero un po' smontata, nel senso, quando l'ho acquistata ero tanto felice di comprarla perché mi piaceva tantissimo. Poi però, vedendo su internet appunto tutti a dire colori un po' banaletti, un po' spenti, smortini, e quindi ero un po' demoralizzata. In realtà io, quando l'ho ricevuta, vabbè, questo è il packaging esterno. Questo è il packaging interno, che ha la plastichina di protezione quando l'ha comprato. Ovviamente ora la leviamo perché non serve a nulla. In realtà, quando l'ho ricevuto a casa, non mi è parso assolutamente per niente banale, anzi, soprattutto questo quad qua, cioè lo amo, cioè veramente lo amo tantissimo. Comunque non vedo l'ora di provarla. Allora, io l'ho ordinata sul sito appunto di Clio, l'ho pagata 32,50 €, anche qui polemica prezzo, è tanto, la maggior parte dice, per la palette. Io penso semplicemente che sia un prezzo giusto. Ovviamente devo provare la qualità, però se la qualità merita, secondo me è un prezzo giusto, perché ad esempio la Naked Basic costa 27 € ed ha 6 cialde di ombretto, ok? Mulac, sempre 9 cialde all'interno, sempre comunque il packaging simile con la plastica, 33,90 €, quindi siamo lì con un ombrettino in meno, diciamo. Che però alla fine la grammatura, se non erro, di questa è leggermente più alta, quindi siamo più o meno sullo stesso livello, no? Quindi il prezzo secondo me è giusto. Huda Beauty, altra palettina microscopica, ok, queste sono le cialdine, sono 9 come potete vedere. Questa volta, se non erro, la grammatura è inferiore a quella di Clio, comunque sia sempre sulle 30 € costa. Palette di Too Faced, 12 ombretti, 2 cialde in più, costa 45 €. Perché? Perché ha un packaging bellissimo, quindi anche qui secondo me si paga il packaging più che il prodotto, no? E poi abbiamo anche quest'altra, sempre 12 ombretti, vedete? Palette NARS, 50 €. Quindi magari per avere questo specchio all'interno, che io trovo comodo, per carità di Dio, però magari la palette sarebbe costata 45 €. Quindi io preferisco pagare la 32 e non avere lo specchio. Cioè, poi posso continuare fino all'inverosimile, cioè quest'altra di The Balm, guardate le cialdine quanto sono piccoline. Cioè, è vero che sono 12 ombretti, però costa sempre 30 € e comunque, appunto, cioè, siamo lì lì. Insomma, anche questo è cartonato. Comunque sia, per me si avvicina molto al concept di Mulac, sinceramente, ossia per 9 ombretti, packaging appunto in cartone, chiusura calamitata e niente specchio ma plastichina. Quindi secondo me il prezzo è giusto, ripeto, se la qualità poi è top, nulla da dire. È molto carino, oro rosa, insomma molto pratica, bassa, quindi perfetta anche per i viaggi. L'unica cosa, proprio l'unico difetto che le posso trovare, è che la plastichina non sembra essere molto solida, ok? Sembra un po' tremolare, cosa che quella di Mulac non è, però magari tremola ma resiste anche 10 anni, quindi insomma questo è l'unico difetto. Poi altra cosa che mi piace tantissimo è che ha i buchini, quindi ciò consente di rimuovere queste cialde. Quindi Clio, secondo me, si è lasciata questa opzione in futuro sicuramente di fare i refill, cosa molto utile, perché sicuramente il colore nude, il colore champagnino sono quei colori che sicuramente termineranno per primi nella palette, e quindi uno, senza che si ricompra magari tutta la palette, ha la possibilità di ricomprarsi semplicemente le cialdine o comunque che le piacciono. Questa poi ovviamente è una mia ipotesi, ma sicuramente sarà così, perché sennò non trovo il senso di fare i buchetti. È vero che una può portarsi anche magari 2 o 3 ombretti, però io per il fatto che è molto piccola e compatta non sprecherei neanche tempo a, diciamo, depottarle in altre palette. Comunque sia, quindi per me sotto questo punto di vista i colori mi piacciono tanto, e come avete visto in tutte le palette che vi ho mostrato, anche se dicono che questi colori sono banali e che nelle postazioni io li ho, cioè io, perché sono una makeup addicted, però la maggior parte di noi ha, io non riesco a trovare delle somiglianze con altre palette. Poi magari ditemi se sono io,
Però sinceramente non trovo che ci assomiglino, cioè magari c'è un colore di una palette che è uguale, ma non ci stanno comunque neanche tre ombretti identici in qualsiasi palette. Cioè io veramente vi posso prendere tutte le palette che ho, e io vi giuro che ne ho tantissime, e non ritrovare questi colori. Quindi secondo me gli ombretti non sono assolutamente banali. Certo sono dei nude, ma cioè sappiamo Glio com'è. Anch'io se facessi una palette a mia immagine sicuramente non la farei con un verde, un blu, che sono colori comunque che non utilizzo per truccarmi, no? Quindi comunque il primo amore, cioè lei è nata così, con queste cose, con questi colori, è giusto, cioè io mi ricordo ancora, lei è la prima che ho seguito, il colore burro, champagnino, cioè li usava solo lei, quindi cioè, sinceramente è normale secondo me. Allora, io utilizzerei nella piega mocha e brownie mischiati, e li vado a mettere proprio nella piega dell'occhio. Io vabbè, mi sono truccata prima la base, diciamo, perché comunque non volevo stare 3 giorni qua, se no mi avreste tipo ucciso. Io ora non so se vedete, ma cioè a parte si sfumano, cioè guardate, veramente in un batter d'occhio, ma poi hanno una scrivenza davvero molto buona e non c'è fallout, e io non ho neanche sbattuto il pennellino. Infatti ho detto eccola là, mo farò la figuraccia, l'ho pensato, e invece no, cioè non c'è assolutamente fallout, quindi davvero fantastica questa cosa. Adesso vado a prendere il colore Drama e il colore Gotham mischiati. Voglio fare questo in mischio perché Gotham è stato uno degli ombretti più criticati, perché tutti diciamo preferivano un colore nero, diciamo, no? E posso essere d'accordo come non d'accordo, nel senso che comunque un nero o un marrone molto scuro sicuramente sono più indicati, no, in una palette nude da avere. Però allo stesso tempo dico, se lamentate il fatto comunque che ci sono colori banali, perché se poi una mette un colore diverso viene bocciato? Cioè allora ha fatto bene a mettere colori banali, no? Poi ovviamente correggetemi se sbaglio. Comunque a me, raga, cioè guardate come scrive, non sono per niente smorti, o perlomeno a me piacciono, poi sarò io pazza sicuramente. Per quanto riguarda la palpebra mobile, io vorrei prendere Pop Mauve, che è questo qua, molto bello, che se non erro lei consiglia di applicare con le dita, però noi applicheremo col pennellino per vedere se è tipo alla Huda Beauty, che non scrive tra un po' col pennello oppure no. Ok, si scrive. Ah, secondo me scrive abbastanza, sinceramente, anche col pennellino. Mo proviamo a vedere l'altro occhio con le dita e vediamo se è differente la cosa. Ma no, devo dire non cambia più di tanto, sinceramente. Anzi, ditemi voi se sbaglio. Però anche col pennellino si devono fare 2 passate comunque per avere un colore vibrante. Per quanto riguarda, ovviamente io parlo solamente di questo colore. Comunque è bellissimo il colore, e per niente banale secondo me. Io poi adoro tutti questi toni rosati, cioè trovo che alle bionde stanno benissimo. E poi prendo Baroness e lo metto un po' alla fine per creare, diciamo, un po' la sfumatura. E niente, vi sto dicendo, a me piacciono questi colori, non la trovo autunnale, piuttosto la definirei più una palette per tutti i giorni, cioè proprio per l'uso quotidiano, per quando si va di fretta, se si amano queste tonalità. E comunque ripeto, per me è una palette per nulla scontata, per nulla banale. I colori ovviamente sono visti, cioè non è che, cioè ormai i colori si conoscono tutti, non è che ci stanno colori che non si conoscono. E io ho apprezzato tantissimo il fatto che non ho fatto uscire la solita palette con i toni caldi, che ormai veramente si hanno le scatole piene con questi toni caldi, cioè tra un po' anche mia nonna sa che sono i toni caldi. Adesso prendo un po' di Gotham per intensificare la fine, che comunque Gotham secondo me tira un po' fuori il verde. Io non ho mai utilizzato un colore del genere, quindi sono anche curiosa di sperimentarlo, quindi lo applico un po' verso la fine e poi lo porto un po' su. E adesso ovviamente uso un pennello da sfumatura, perché così di certo non ci posso uscire, cioè sembro una folle, e lo sfumo per bene. Comunque scrive, cioè i matte sono davvero una bomba, non c'ho neanche un po' di fallout, neanche un minimo,
da nessuno dei due lati, quindi veramente fantastica anche questa cosa. E adoro il fatto che sono pigmentati, ma abbastanza facili da gestire e da sfumare, perché penso siano ideali proprio anche per chi ha le prime armi. Infatti, secondo me questa palette può essere comoda sia a chi comunque non ha tantissime palette ed è all'inizio, perché comunque ha dei colori secondo me più interessanti rispetto a una Naked 3 o rispetto a una Naked 2, che per quanto mi riguarda sono belle palette, però sicuramente questa è molto più completa, ha molte più possibilità di look. Però allo stesso tempo rimanete comunque sulle tonalità nude. Adesso vado a prendere Champagnino, che è il colore oro, che voi sapete che io ho un amore spasmodico per gli oro, quindi adesso io sono la regina del test dell'oro. No, vabbè, bellissimo, molto luminoso, perfetto come punto luce. Secondo me questo anche messo leggero leggero come strato sopra al viola, al centro della palpebra, rende tutto molto più luminoso. Ed è comunque un vero e proprio colore che Clio intende champagnino, cioè è proprio il suo, questo ve lo dico. Adesso prendo leggermente un po' di drama per metterlo anche qua, un pochino lo voglio più che riprende il sotto, ecco qua, e lo faccio la stessa cosa anche di qua. E poi sfumo, 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 sfumo. Ora prendo il colore Buttercup, che dovrebbe essere un color burro, e lo metto sopra all'arcata, sopraccigliare. Questo è proprio un colore perfetto per finire il look, diciamo, come arcata, cioè per l'arcata. Questo si può mettere su tutta la palpebra, diciamo, per uniformarla dopo il primer o dopo il correttore. Cioè, è proprio il colore perfetto che io mi immagino per la piega, comunque opaco. Eccola qua, ed è appunto applicato. Comunque, cioè, veramente sono di facile applicazione, anche abbastanza facili da sfumare, quindi per come dice Clio, le ciompe, è perfetto, tipo me. Adesso completo il look con il mascara e l'eyeliner e torno subito. Questo è il look occhi che ho creato con questa palette. A me non sembra assolutamente banale, o perlomeno mi piace un botto. Cioè, poi non so, ditemi voi ovviamente. Poi sapete che io comunque sono una makeup addicted, non sono una truccatrice, eccetera. Comunque sì, adesso andiamo a provare uno dei lipstick. Allora, io sono sincera, volevo provare il nude perché mi ispira un botto e tutti avete detto che ha una tenuta fantastica, però con questo look, non lo so, un po' surrosino, direi di osare con Play Hard, ossia il fucsione. Eccolo qua, bellissimo, cioè non vedo l'ora di metterlo. E allora, innanzitutto, che dire, il packaging. A me il packaging piace tantissimo, ha un cuoricino stampato sopra, poi ha questo oro rosa, non lo so, è molto romantico. Allora, questo qua è lo scovolino, che sembra uno classico, sinceramente, senza, diciamo, troppe cose, ecco, diciamola così, non so come definirlo. E lo applichiamo. Questo è il colore. Allora, io ho le labbra un po' secche. Ok, l'applicazione l'ho finita. È abbastanza semplice applicarlo con lo scovolino proprio. Sta abbastanza bene, devo dire, con il trucco occhi. E io non l'ho lasciato asciugare e non si è stampato sui denti. Qui dice che sono iper coprenti e posso dire che è verissimo. Sono opachi. Ed è verissimo, come potete vedere. E ora lo lasciamo un attimo asciugare. Nel frattempo vi dico che sono anche confortevoli, perché io non lo sento, non è di quelli che ti appiccica le labbra l'uno con l'altro, e nella formula è pesante. Non è sicuramente tra le più leggere che ho provato, ma non è neanche pesante. Comunque ho deciso di comprare il set perché uno costava tipo 13,50 euro, mentre il set tipo 27 euro, quindi anche qui ho avuto un notevole risparmio. Io l'unica cosa, diciamo, che mi posso lamentare del sito di Clio è che secondo me col lancio di un nuovo prodotto dovrebbe dimezzare o comunque mettere tipo ad 1 euro le spese di spedizione, perché comunque se uno acquista, diciamo, all'uscita di un prodotto, dovrebbe essere, diciamo, avvantaggiata rispetto magari a chi lo acquista dopo un anno, no? E quindi secondo me dovrebbe, ecco, mettere qualche promo lancio, anche magari un 10% solo sulla palette, per dirvi, comunque già qualcosa.
però ovviamente è una mia opinione questa. Ovviamente il rossetto va testato con molta molta più cura, però diciamo che come confortevolezza non mi dispiace, considerando che ho le labbra a pezzi. E in tutto ciò, niente, per me questa palette è fantastica, cioè non ho altre parole per descriverlo. Anche Iceland è un colore secondo me super super estivo, primaverile, bellissimo, questo su tutta la palpebra mobile, cioè sarà veramente fantastico. Idem questo qua che è Superstar, che è questo oro ocra bellissimo, con una punta forse calda. Questo è molto caldo, bellissimo veramente, anche questo secondo me per l'estate. E niente, poi ci sono vabbè dei colori che ovviamente sono perfetti tutto l'anno. Comunque gli opachi, ragazze, scrivono veramente bene, cioè io non so come farveli vedere, ma sono super super scriventi e non hanno per niente polverosità, e al tatto sembrano davvero burro, hanno una consistenza tipo quasi impercettibile, cioè la qualità secondo me di questi ombretti è veramente altissima. E appunto confermo che secondo me il prezzo di 32,50€ è assolutamente un prezzo con un rapporto qualità prezzo perfetto, veramente non si poteva chiedere di meglio. Quindi niente, io questa la promuovo a pieni voti, sicuramente la proverò meglio, poi se volete altri look li realizzerò sicuramente. Però ecco, io se siete indecisi se acquistarla o no, vi dico compratela, perché comunque vi ripeto, anche in altre palette io non ho questi colori, cioè io sarò sfigata, ho comprato non lo so le palette sbagliate, ma cioè ditemi se si assomiglia ad esempio con questa, cioè boh, non c'entra niente secondo me con le palette, cioè poi abbiamo che ne so la Naked It, cioè non c'è proprio un ombretto uguale, capite? E quindi boh, non lo so, anche questa cosa me la fa apprezzare tantissimo, cosa che mi aveva un po' scombussolato quando tutti dicevano che invece la palette era molto simile agli altri. E anche questo non è un look spento, ho visto anche i look degli altri youtuber e non mi sembrano dei look spenti. Comunque sia, ve la consiglio, tornassi indietro ovviamente la riacquisterei come ho fatto, occhi chiusi. Detto questo, niente, io vi saluto e noi se vi piace ci vediamo al prossimo video, ciao!